Come promesso allenatori, oggi andremo a spacchettare la tanto attesa team di Garchomp e Giratina GX alleati. Ma vi ricordo che ci attendono ancora le team di Mewtwo e Mew e Melmetal, Lucario. Spettacolari. Continuate a supportare gli spacchettamenti con tantissimi pollicioni in su. Arriviamo a 6.000 e prossima settimana andiamo a spacchettare questo. Vediamo in quanti di voi hanno capito di cosa si tratta. Devo dire che negli ultimi due spacchettamenti non sono stato poi baciato così tanto dalla fortuna. Vi ricordo che se volete acquistarla anche voi, vi lascio il link qua sotto in descrizione, insieme a tantissime altre tin veramente spettacolari. Beh, cosa stiamo aspettando? Iniziamo subito. Ah, e prima di iniziare, tra parentesi, segnati questa data. Segnatela, mi raccomando. Vai, prendi qualcosa per segnartela, perché il 20 settembre, sì, tra l'altro è il giorno in cui invadono l'area 51, ma a noi non interessa, alle ore 19.30 uscirà il mio speciale 500.000 iscritti, dove vi svelerò il tanto atteso tatuaggio. Vi voglio tutti puntuali, eh? Venerdì 20 settembre alle ore 19.30. Allora, devo dirvi la verità. Tra le tre teen, questa è quella che mi piace di più. Proprio per questo ho deciso di iniziare da Garchomp e Giratina. Quarta generazione. Ma che ve lo sta di a fa? Bellissima. Quanti bei ricordi assenno. Arriverà il prossimo anno questo remake di quarta generazione? Io sinceramente ci spero tanto. E poi, parlando di quarta generazione, la prossima espansione che esce a novembre sarà proprio incentrata sul dio dei Pokémon, Palkia di Algama. Non vedo l'ora, veramente. Per la fine di questo video vi lascerò una sorpresina. Dato che mi dite sempre che questi video alla fine spacchetto poco, si tratta sempre di 4 bustine a tin, oggi aggiungerò qualche altra bustina a questo spacchettamento. Ma ce la faccio ad aprirlo o no? Sono passato in edicola e ho acquistato qualche bustina sfusa. Vediamo se con questo spacchettamento sarò più fortunato con la tin oppure con le bustine sciolte. Leviamo la plastica. Olè. Tra l'altro, queste non sono le prime tin GX alleati, ne sono uscite prima altre 3. Abbiamo Eevee e Snorlax, Pikachu e Zekrom o Venusaur e Celebi. Le lascio nelle schede di questo video, se ve le siete perse recuperatele, perché anche lì abbiamo trovato delle cose molto interessanti. Questa è la seconda serie delle tin GX alleati, giusto per darvi qualche informazione in più. Cioè, guardate che spettacolo. Queste tin sono qualcosa di incredibile. Come tradizione andiamo a leggerci questo retro. Potenti alleanze, Pokémon micidiali. Il segreto di una squadra di alleati sta nel legame che li spinge a dare il meglio di sé, portandoli alla vittoria. In questa scatola da collezione troveremo una carta Pokémon GX alleati con una speciale illustrazione, che può essere Mewtwo o Mew, Lucario e Melmetal o in questo caso Garchomp e Giratina, 4 buste d'espansione del GGC Pokémon, un segnalino GX alleati di metallo e una carta codice per sbloccare un mazzo per giocare al gioco di carte collezionabili online, che tra poco vi regalerò. Questa è la tin, andiamola ad aprire. Oh sì. Oh, finalmente si torna ad aprire sintonia mentale. Qui abbiamo il nostro segnalino GX alleati di metallo, molto carino. Questo è il mio quarto segnalino, dato che ne avevo già aperte 3 di queste tin. E questo è il retro, che hanno rovinato con scritto fabbricato in Cina. Bene, grazie per averlo scritto proprio lì. Due bustine di sintonia mentale, ricordo che devo ancora trovare il Mewtwo e Mew GX Hyper. Tuoni perduti per trovare un bellissimo Zeraora o Lugia. E vabbè, Guardiani Nascenti ci deve sempre essere. E per voi oggi altri 2 pacchetti di Guardiani Nascenti. Un po' spiegazzati, ma non credo sia un problema, no? Qui abbiamo il codice che vi regalo. E qui abbiamo la bellissima carta di Garchomp e Giratina GX alleati. Raga, è veramente fantastica. Cioè, nulla da dire su questa carta. Secondo me è una delle carte GX alleato più belle che hanno mai fatto. Guardate Giratina come crea uno squarcio, no? Sulla vetta del Monte Corona. Quanti ricordi. Fine dei giochi GX, lacerazione micidiale 160+ e attacco lineare. Ve la faccio vedere anche un po' più da vicino. Ricordo che queste non sono GX alleato normali, ma sono full art. Infatti sono un po' ruvide, vedete? Bella. Torna Gino il bilancino! A grande richiesta, eh? Ormai quando non lo uso vi incazzate, quindi è meglio farlo. 22-25 per sintonia mentale. Abbiamo un 22-01. Interessante, forse c'è la GX. C'è da ricordare una cosa molto importante. 21-95. Che negli ultimi spacchettamenti non ho usato Gino il bilancino. E guarda caso, non ho trovato nulla. Quindi Gino il bilancino mi porta fortuna. 21,75 per il pacchetto di Guardiani Nascenti, mentre per quelli che ho comprato io a parte abbiamo un 21,80.
quindi molto simile all'altro, e abbiamo un 21,90. 89, siamo lì. Diciamo che per ogni spacchettamento che farò da oggi in poi aggiungerò sempre qualche bustina extra finale come novità. E apriamoci sto sintonia mentale, va? Tra l'altro è un set di cui ho aperto, boh, 4 box, una roba simile. Quindi ho quasi completato la serie, ma della prossima appunto a portarvi almeno, e dico almeno, 6 box. Ve la lancio lì, ragazzi. Quindi abbiamo un Dratini, un Fungus, Honage, Snezzle, Magmite, abbiamo Energia Buio, Cresselia, bella, Pregiable, Tauros, Kyuban, e infine un BGM. Quindi pacchetto spazzatura, vai, portami fortuna, dai! Che è un po' di tempo che non trovo nulla. Dai, questa volta, fammi trovare qualcosa, please! 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Almeno una GX. Una, non chiedo tanto. Alla fine questo pacchetto pesava un po' di più dell'altro. Molto di più rispetto all'altro, quindi devo capire il perché. Honage, Magnemite, Flatling, Onix, Energia Acqua, Navigatore Stadio, Gabite, Pregiable, Tornadus Reverse e un Hansefant. Ma perché questo pesava di più? Non ha senso. Pesava 20 centigrammi in più. Eppure non c'è niente. Bah. C'era una carta in più, una carta in meno? Boh. Tuoni perduti. Dai, dai, che è un po' di tempo che non trovo nulla. Porca la miseria. Please. Qualcosa. Tuoni perduti. Codice per voi come sempre. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. È un po' di tempo, ragazzi, che vado a vuoto in questi spacchettamenti. Sarà che è iniziata la scuola e non so cosa c'entri, ma comunque la scuola c'entra sempre, è sempre cattiva, no? E magari sarà quella la sfiga. Heracross, Pinsir, Energia Memoria, Steelix Reverse e una Meloetta. Mamma mia, queste tin! Guardiani nascenti. E incrociamo le dita. Speriamo che qui dentro ci sia qualcosa. Non so, una Hyper, in questo caso anche una fuoriserie potrebbe raddrizzare un po' la situazione. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Mi sa che anche qui, ragazzi, ci andiamo proprio cilecca. Geodude, Madbury, Sandshrew di Alola, Cottonee, Bellsprout, Energia Folletto, Graveler di Alola, Sudowoodo, Barella, Beldum e un Solgaleo. Mamma mia, che brutta tin! Tanto ne ho altre 7 di lati tin da aprire. Però va bene, abbiamo i miei pacchetti bonus. Iniziamo da quello di Ninetales. Oh, ragazzi, sono chiusi, eh. Sono chiusi, ve lo faccio vedere. Sono solo giusto un po' stropicciati perché l'edicolante li tiene tutti là dalla parte. Ma sono chiusissimi! Dai. E che mi vada di fortuna almeno con questo. Codice per voi, come sempre. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. E incrociamo le dita. Abbiamo un Murkrow, un Salandit, un Rockruff, Delibird, Nospas, Energia Psico, Ibis, Riciclaggio di Energia, Tentacruel, Probobass Reverse e un Whiscash. Mo' m'arrabbio, eh. Dov'è finita Fortuna Federic? Fortuna Federic dal cielo, please! Dio dei Pokémon! Ultimo pacchetto, ragazzi. L'ultimo pacchetto bonus. Ti prego, ti prego. Pacchetto bonus, salvami tu. Codici per voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah, se anche qua non c'è niente, ragazzi, boh, io non so che fare. Abbiamo un Delibird, Yangmoho, Tailo, Carvagna, Barboach, Energia Buio, Scambio Multiplo, Komala, Super Martello, Confi Reverse e un Delmai solo per consolarmi alla fine. Delmai olografico, maledetto. Maledetto Delmai. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, almeno la olografica l'abbiamo trovata. Un po' schifosina, però l'abbiamo beccata. Ma ragazzi, io non so cosa dirvi, negli ultimi due spacchettamenti zero, non abbiamo trovato nulla, il vuoto cosmico. I miei spacchettamenti funzionano così, a volte troviamo il mondo e a volte non troviamo niente. Non c'è mai una via di mezzo, anche solo una GX, o una, no, manco quella. Vabbè, ci rifaremo con questa qui? Lo scoprirete in un prossimo episodio. O magari con questa, perché no? Ah! E ho ancora la tina di Charizard, di Raichu e di Gyarados. Quindi, raga, tutto sommato ci attendono ancora tantissimi spacchettamenti. Ah, e anche quella roba che vi ho mostrato all'inizio video.
Là ce ne sono ben 10 di pacchetti, quindi incrociamo le dita. E a breve dovrebbero uscire anche le pregio bolt-in. Se escono in tempo ve le porto questo lunedì o massimo martedì. Ci state? Però dovete lasciare un like, per forza. Da Federic è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Spacchettamento, lo so che questo è un periodo pieno di spacchettamenti ragazzi, ma c'ho da fare questo. Escono continuamente robe, quindi ve le voglio portare. Ok? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori!